Ebbene sì, è uscito l'aggiornamento di Sonic Speed Simulator e come potete vedere hanno aggiunto i Master Chao. Ma cosa sono questi Master Chao? Andiamolo subito a vedere e a scoprire, non dobbiamo assolutamente perdere tempo. Ciao e bentornati da Karin. Dietro di me potrete vedere qualcosa di interessante, vero? Collezione Chao? Questo fa sicuramente parte del nuovo aggiornamento perché non l'ho mai visto. Ma adesso avviciniamoci, passo... passo, passo. Che cosa sei, collezione Chao? Che cosa sei? Collezione Green Hill Friend. Trova tutti gli amici per ottenere il Green Hill Master Chao. E qua c'è la lista di tutti i Chao che si possono trovare a Collina Verde. Guardate quanti sono. Sono tutti quelli che dobbiamo prendere e trovare per collezionarli e fare in modo che ci diano il Green Hill Master Chao. Collezioneremo ogni Chao esistente e ci prenderemo anche il Master. Ma prima di andarlo a fare, guardiamoci gli aggiornamenti di questa settimana. Perché come potete vedere, hanno aggiunto questi nuovi Chao. Il loro nome è Star Chao perché come vedete hanno una stellina sul petto. Sì, sei veramente molto molto carino, piccolo. Vorreste che io prendessi il pack da 5 e evolvessi uno Star Chao? Se raggiungiamo 10.000 mi piace, nel prossimo video vi farò vedere lo Star Chao evoluto. Quindi che cosa aspetti? Iscriviti al canale e lascia un bel mi piace. Ma oltre a questo, hanno messo Amy. Proprio come vi avevo detto che secondo me avrebbero fatto, stanno piano piano aggiungendo tutti i personaggi vecchi. Chi non è riuscito a prendere questi personaggi nel vecchio aggiornamento possono quindi prenderli per un periodo limitato a pagamento. Io fortunatamente ho partecipato a tutti gli eventi che hanno fatto su questo gioco. Infatti, come vedete, ho tutti i personaggi: Tails Marinaio, Sonic Base, Tails Base, Knuckles, Rider Sonic, Knuckles Cacciatore di Tesori e Sonic con la tutina stealth venuto dal futuro. Quindi se non siete riusciti a prendere Amy, questa volta potete entrare nel gioco e prendervela. Nell'aggiornamento scorso, se vi ricordate, avevano messo disponibili Knuckles e Tails Marinaio. Ma non è l'unica cosa che hanno aggiunto, perché adesso vi farò vedere una super novità. In questa zona ci sono tutte delle parti che potete equipaggiare sui vostri personaggi. Ci sono i capelli di Amy, la Amy da mettere sulla spalla che si è un attimo buggata sulla spalla di questo personaggio, gli occhiali del dottor Eggman, il musetto di Sonic che è una super novità che adoro, è bellissimo e perfetto, e la cosa più bella in assoluto, il martello di Amy. Vi ricordate questo video? Questo è un vecchio video che abbiamo fatto io e Locky sul mio canale dove avevamo creato la skin di Amy. Adesso potremo andare a correggere questa Amy mettendole i capelli, il martello sulla schiena e il musetto giusto. Non ci resta che andarlo a fare immediatamente, vero? Questa è la Amy che ci ha dato il gioco. Andiamo a vedere la Amy che vi ha dato Karin. Eccola qua, la Amy che abbiamo creato io e Locky. Non ci resta che prendere i pezzi nuovi e andarla a perfezionare. Prima di tutto acquistiamo il musetto. Vuoi acquistare la Sonic Mask? Sì che la voglio acquistare, ovvio. Poi acquistiamo le ciglia, i capelli e la passatina di Amy. Ma siete sicuri che volete che io faccia Amy? Volete vedere questa Amy perfezionata? Se la risposta è sì, scrivete nei commenti Karin fai subito Amy e io la andrò a fare. Su date un po' di sostegno per tutti questi Robux che sto spendendo. E ora è il momento di prendere il martello. Ebbene sì, è arrivato il momento di modificare questa Amy e renderla perfetta. Prima di tutto levare le orecchie. Oh poverina senza orecchie. Ora leviamo i capelli. Scusate, come sei brutta Amy senza capelli e senza orecchie. Devo dire che ti stai leggermente deformando. È il momento di togliere il fiocco rosso. Aiuto, aiuto. È il momento di farla tornare decente. Partiamo dal musetto. Ok, 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 ok. È perfetto. Ora tocca cerchietto rosso, orecchie, capelli e ciglia. Mio Dio, ragazzi, è perfetta. È l'avatar più bello che abbia mai visto. In confronto a prima ha fatto un upgrade di 5 miliardi di livelli. Sono senza parole. Grazie Sonic Speed Simulator, perché ora sì che abbiamo un'Amy decente, no? Ma manca ancora una cosa, la più importante per Amy, che sarebbe il martello. Vi giuro che mi sta venendo da piangere. Voto 110 e lode. Penso che meglio di così una Amy non si possa assolutamente fare.
fare. Unite questo tutorial al tutorial dell'altra volta e avrete una skin di Roblox di Amy perfetta anche fuori da Sonic Speed Simulator. Non ci resta che andarla a provare in gioco. È il momento di switchare dalla Amy ufficiale alla nostra Amy. Col martello sulle spalle è incredibilmente perfetta. Peccato che ogni volta che entro in gioco gli levi la gonnella. Vedete? Le si vede tutto il culetto. E adesso con questa bellissima skin di Amy creata da me c'è da andare a controllare una cosa molto molto pericolosa. Per chi ha seguito l'ultimo video, per chi ha seguito l'ultimo aggiornamento, vi ricorderete sicuramente che il dottor Eggman aveva rapito Sonic in un mondo futuristico e noi siamo andati a liberarlo all'interno di questo tunnel. Ed è proprio qua, nel sesto mondo, che abbiamo fatto una scoperta terrorizzante. Chi ha seguito lo scorso video se lo è già segnato, ma per arrivare nel punto più alto di questa mappa potete scendere qua. Questa è l'ala dove tutte le vie gialle si congiungono in un'unica piazzetta e da qua, caricandovi, potete raggiungere con un super giga salto il punto più alto della mappa. È giunto il momento di equipaggiare la giusta skin, Sonic Stealth, ed eccolo qua, reso la volta scorsa con l'ultimo aggiornamento. Non ci resta che salire in cima alla torre. In cima alla torre sapete bene cosa dobbiamo andare a vedere. Ebbene sì, in cima alla torre troviamo Metal Sonic. E come vedete la situazione è nettamente cambiata. Fatemi sapere nei commenti quante tacchette vedete voi. Io ne vedo 5 e la situazione si sta facendo parecchio seria. Il powering è nettamente aumentato. Tutta la zona di contenimento ha cambiato drasticamente colore. Sembra che Metal Sonic stia per liberarsi. Non credo che manchi molto. Spero che vi siate allenati a combattere, perché secondo me ci sarà da fare una grandissima battaglia contro Metal Sonic e il dottor Eggman. Ho fatto proprio bene a venire a controllare Metal Sonic. Non mi coglierai impreparata. È il momento di farvi vedere un'altra delle novità di questo ultimissimo aggiornamento. È proprio questa. Potremo enchantare i Ciao. Probabilmente è una cosa che metteranno nel prossimo aggiornamento. E io non vedo veramente l'ora di vedere come sarà. In più hanno aggiunto le macchinette che distribuiscono i Ciao. Ma come vedete, in nessuna delle due ci sono dei Ciao leggendari. Abbiamo il Cheesecake Ciao, il Mousse Ciao, il Cotton Candy Ciao. Tutte caramelle. Abbiamo il Sorbet Ciao, il Mochi Ciao, il Cookies and Cream Ciao e lo Yogurt Ciao. Hanno quindi aggiunto tutti dei Ciao dolciosi. L'ultima cosa che ci rimane da fare è collezionare tutti i Ciao presenti a Green Hill per poter prendere il Master Ciao di questa zona. Fatemi sapere nei commenti se voi siete già riusciti a prenderlo. Hanno addirittura messo un open per 3. Acquistando con 599 Robux questo pacchetto, spenderete quindi un terzo degli anelli d'oro per fare i lanci a queste macchinette dei Ciao e delle scie. Acquistiamolo subito. Preso! Tripla schiusa per noi. E potremo fare molto più veloce per prendere il Master. Mi manca solo l'Apple Ciao. Datemelo, datemelo, vi prego. Woo! Me l'hanno dato finalmente. Questi Ciao li abbiamo tutti. Passiamo al prossimo. Prima schiusa. Seconda schiusa. Terza schiusa. Andiamo alla prossima macchinetta e vediamo di prendere tutti i Ciao anche in questa. Presi tutti. Passiamo subito alla prossima. Quello blu è stato preso e quello nero anche. Passiamo alla quinta macchinetta. In questa ce ne servono 3. Bianco preso, rosa preso e finalmente abbiamo anche quello viola. L'ultimo distributore dovete prenderlo da qua. Saltate su questo pulsantone e cercate di atterrare qua. Ci mancano gli ultimi due Ciao e li abbiamo presi tutti. Quello rosso e quello verde. Ci manca solo quello verde, dai dai daccelo. Eccolo quello verde. Sono riuscita a prenderli tutti. Adesso non ci resta che andare a sbloccare il Master Ciao. Oh, che bella la collezione completa, 20 su 20. E il Master Ciao è stato sbloccato. Toglierò il Ciao Berry e al suo posto equipaggerò il Green Hill Master Ciao. Super bellissimo dentro la mia squadra. Ma che luce carine. Ma che bella aureola. Sembra troppissimo un blocco di Minecraft. E come vedete al collo ha una collana di fiori e la faccia del totem. Questo totem qua di Green Hill. Per oggi da Karin è tutto. Non dimenticatevi di lasciare un pollicione in su, iscrivervi al canale e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!